Ci sono certe storie che superano addirittura la nostra stessa fantasia ed ogni migliore auspicio. Storie in cui la realtà si fa più folle di qualsiasi irraggiungibile sogno di gloria. Oggi vi raccontiamo di quando Valentina Giacinti, da capitano del Milan, travolse l'Inter nel derby della Madonnina. Benvenuti su Superplay. Immaginate, siete dei bambini che corrono in un campetto di paese e inseguono una sfera emulando le gesta dei più grandi campioni. Siete piccolini, ma il sapore del gol già vi piace da impazzire, non potete farne a meno. E allora fate una tripletta, esultate e vi guardate attorno, come se si giocasse nello stadio più gremito del mondo. E quella non è una partita qualunque, no, è come un derby. E ci sei tu, sì, proprio tu, che indossi la fascia di capitano in quel momento estasiante. Così si deve essere sentita la protagonista della nostra storia di oggi. Valentina Giacinti ha già fatto molte esperienze prima di approdare a Milano, ma il team rossonero sembra essere la sua dimensione ideale. Una squadra in grado di combattere contro tutti, di servire a dovere un attaccante come lei. Nonostante la grandissima stima nei confronti di quella che può definirsi la sua mentore nel ruolo di punta, è evidente che la convivenza con Daniela Sabatino limiti leggermente il suo protagonismo. D'altronde, quest'ultima è una punta che mette d'accordo ben due generazioni di amanti del pallone, una colonna portante del calcio italiano. Giacinti non immagina, però, che nel 2019 erediterà non solo il suo posto nell'attacco milanista, ma anche e soprattutto la sua fascia da capitano. Sabatino, infatti, lascia Milano per sposare la causa Sassuolo e Valentina si sente piombare addosso una responsabilità enorme. A qualcuno della tifoseria, però, questa cosa non va proprio giù. Ci sono persone più esperte, più adatte, da più tempo tra le fila milaniste per ricoprire quel ruolo, dicono. E molti supporters, di conseguenza, si lamentano a gran voce. Qualcuno addirittura afferma che lo spogliatoio non è convinto della scelta e che questo possa far tracollare l'intesa di squadra. Ma Valentina fa quello che deve fare: prendere in carico onori e oneri del suo nuovo compito e agire, appunto, da capitano, ovvero rispondendo sul campo. Il peso della fascia però è tanto e alcuni tifosi non fanno che ricordarlo dopo ogni partita. Al termine di quella stagione segna 9 reti in 17 partite. La media non è negativa, ma è tutt'altra storia rispetto alla precedente stagione, conclusasi con 23 gol in 26 presenze. Deve per forza ripartire dal nuovo campionato. La seconda stagione da capitano è ben diversa. Valentina fa tesoro della lezione imparata l'anno precedente e i gol arrivano con più facilità. Il suo score personale comincia a ingranare contro la Pink Bari nel settembre del 2020 e da quel momento è difficile per tutti fermarla. È un campionato in cui solo la Juventus non permette al Milan né di vincere né di segnare. Arriva però un momento topico della stagione milanista, non per classifica, non per una questione di punti, ma per qualcosa di più alto. 28 marzo 2021, ore 12:30. La partita di cartello è il derby più caldo della stagione, Inter-Milan. L'andata ha sorriso alle rossonere di Ganzi. E in quell'occasione Capitan Giacinti aveva messo a segno una rete insieme alle complicità di Daoui e Chonch. È una sfida che non si preannunciava affatto compromettente, eppure la parola derby è da sempre sinonimo di imprevedibilità. E infatti non comincia nel migliore dei modi. Apertura sulla sinistra per una Marinelli in piena corsa, la quale affida il pallone fuori dall'area a Möller Hansen, che regala la gioia nerazzurra.
1-0 per l'Inter all'undicesimo. Il Milan non ci sta e riparte da dietro. Proprio Valentina Giacinti fa scatenare la progressione di Bergamaschi, che vede al suo fianco Hasegawa, pronta ad allargarsi nell'area avversaria. Passa al centro. Giane non si fa pregare per un tiro respinto troppo centralmente da Marchitelli. Basta perciò un colpo di testa sotto misura di Capitan Giacinti per il suo 50° gol in rossonero. 1-1. Il dito portato alle labbra nell'esultanza richiede silenzio, come a dire, ora fate parlare me su questo campo. Chissà se lo sente, che l'ultima parola sarà proprio la sua. In questa partita, Giacinti non è solo una punta, ma molto, molto di più. Si mette al servizio delle compagne, vince i contrasti e recupera palla. Proprio da un recupero, regala la sfera a Vero Bocchetti, la quale serve Daui con un lancio lungo. Marchitelli la travolge ed è calcio di rigore. Fredda e concentrata, Valentina prende il pallone dal dischetto e spiazza l'estremo difensore. La ribalta. Questa volta non invoca il silenzio, ma urla di gioia. Ed è incredibile come anche nella rete successiva non solo finalizzerà l'azione milanista, ma è sempre lei a innescare e concludere la manovra rossonera. Bergamaschi le passa palla dopo un recupero e tocca al capitano smistare a centrocampo. Eludendo il pressing, favorisce l'inserimento di Daui e vince due rimpalli e dal fondo getta la sfera al centro dell'area di rigore. Valentina è troppo avanzata e arretra. Colpisce il pallone da sotto, facendolo impennare sotto l'incrocio. E nella storia del Milan. Fino in fondo Daui mette in mezzo Giacinti! Il 3-1 del Milan con Giacinti che si leva anche la maglia! Che gol! Tripletta! E Milan... Tripletta nel derby della Madonnina. La gioia è incontenibile. Sprizza energia da tutti i pori. Si prende l'ammonizione per l'esultanza senza maglia, ma non le importa. Ha zittito tutti. Ha ribadito che lei non è lì per caso e che quella fascia ha un senso di essere al suo braccio. Se la partita si fosse conclusa così, staremmo parlando di una prestazione da sogno per la bergamasca, che prende in mano la sua squadra e la eleva tra le migliori d'Italia. Ma come abbiamo detto, la realtà supera ogni fervida immaginazione e quella bambina che correva nel campetto sognando di indossare la maglia della sua squadra del cuore, questo ancora non lo sa. 55esimo. Hasegawa serve Giane alla destra del centrocampo, la quale allarga ulteriormente su Daui. Da uno scambio veloce, arriva ad un cross a mezza altezza per Giacinti, che si coordina in mezza rovesciata e calcia alto sopra la traversa. Si dispera, ma d'altronde è come se il dio del calcio le stesse sussurrando all'orecchio. Sì, è la tua giornata, ma questo è troppo anche per me. Ed è quando la storia è già stata scritta che le stelle puntano a incidere i propri nomi sulla pietra miliare della leggenda. Da centrocampo si imbastisce un'azione centrale che passa proprio per i piedi del capitano, la quale allarga a sinistra, con Hasegawa che riceve il pallone da sottomisura davanti alla porta, ma è girata male e preferisce servire ai Giacinti in un rigore in movimento. Lei non si fa pregare due volte. Non è tripletta, ma poker in quel di Milano. Allarga le braccia a mo' di volo, forse rimpiangendo di non aver tenuto l'esultanza senza maglia per questa ulteriore rete. Ma d'altronde, chi se lo può aspettare dopo un hat-trick contro la rivale di sempre? La quarta rete, quindi, le regala l'esultanza più serena della partita. Quella di chi sa di aver dimostrato abbastanza e che può godersi il momento, seppellendo le polemiche fuori dal campo di gioco. Una serenità anche ingenua, forse, di colei che non si rende conto di essere entrata nella storia della sponda milanista della città.
prima rossonera, raggiungere le 50 reti per il team, eguagliando José Altafini, realizzando una tripletta nel primo tempo di un derby. E, lucis in fondo, proprio come lui, ad aver concluso il match con 4 reti. In nemmeno 90 minuti non si ha più spazio per le polemiche, per i colori sociali, per le simpatie. Una ragazza di 27 anni di Bergamo ha messo d'accordo tutti in una partita eccezionale da parte della numero 9, ma anche di tutto l'ambiente Milan, che si gode la sua pupilla. Per lei, nemmeno i sogni avrebbero potuto essere all'altezza di questa giornata. E ora immaginate. Siete dei bambini che corrono in un campetto di paese e inseguono una sfera emulando le gesta dei più grandi campioni. Ora fate un ulteriore sforzo. Immaginate di non stare immaginando. Questa è la sensazione che deve aver provato Valentina Giacinti il giorno in cui decise di prendere la penna e il calamaio del fato per scrivere una pagina indelebile della storia del calcio e non solo di quello femminile.